Noi stasera con alcune barche per fare passirata, ma purtroppo per cause di forza maggiore molti di loro si sono ammalati e non ci saranno, purtroppo. Comunque un ringraziamento va anche da loro che dovevano essere presenti. I presieduti dell'architetto Mario Mulador si sono affaticati per realizzare questo panelin, si sono arrampicati tutto ieri proprio fino in cima al panelin per realizzare questa bella struttura. Un ringraziamento va anche al signor Carlo Teso, che da moltissimi anni realizza la testa della Befana, quella che vedete. E fare un applauso a sua Befana? La Befana ringrazia. Ringrazia commossa perché ha fatto tanta strada, è molto stanca, è arrivata qua. Tra poco daremo le fiamme in Pagherin e poi andremo di là. Non precipitatevi subito dall'altra parte perché che non arriva la Befana, poi dalla parte di Befania, fino ad arrivare al nome Befana, la quale è una figura folcloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane e diffusasi poi in tutta la penisola. È però meno conosciuta nel resto del mondo. Secondo la tradizione si tratta di una donna molto anziana che vola su una vecchia scopa per fare vista ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, la notte appunto dell'Epifania. Bambini, vi siete comportati bene? Beh, bravi. Allora troverete sulla casa, appena sotto al camino, voi fate parte di la vostra casa, un sacco di nocciumi e qualche passo la parola al vice sindaco Roberto Lucarotto. Grazie, buonasera, buonasera a tutti e davvero vi confermo che da qui lo spettacolo è ancora migliore perché siamo in tanti ed è bello, credo che alla fine il motivo per cui accendiamo e continuiamo a tenere viva questa tradizione sia proprio quello di ritrovarci insieme. Se è vero che le leggende, le storie raccontano che i falò dovevano anche segnare e guidare il passo degli andanti, se dovevano guidare il passo dei remagi, ma insomma c'è sempre un elemento comune che è quello delle più persone insieme, delle tante persone. Siamo tanti anche noi questa sera e quindi godiamo di questa tradizione che, ripetiamo, non significa portare dietro le cose vecchie, ma tradizione significa proprio appunto portare con sé, e si porta con sé nel futuro, quindi un pensiero va al nostro futuro e ci auguriamo, al di là delle famiglie, naturalmente con la benedizione del nostro arciprete, ci accompagnerà ancora in modo migliore quest'anno che è appena iniziato. Grazie, finite allora delle parole del vice sindaco e ora spetta la parola al nostro parroco, dottor Martin Tassina. Grazie a tutti quanti. Con Roberto Lucarotto e anch'io un augurio speciale per quest'anno con la benedizione del Signore. Al di là dopo dei pronostici che siamo agli esperti, il Signore è lui che ci guida nell'anno solare. Vi chiedo gentilmente un momento di attenzione, un momento di raccoglimento, per chi crede una preghiera, per chi non crede attenzione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Sì, benedetto Signore nostro Dio, tu hai dato agli uomini il tuo Figlio, splendore dell'eterna gloria e la fiamma viva del tuo Santo Spirito. Benedici questo fuoco nella festa dell'Epifania, fa che diventiamo portatori di luce e costruttori di un mondo rinnovato nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su questo fuoco, su
tutto il nostro paese, sulle nostre famiglie, e vi rimanga sempre amore. Grazie a voi tutti, grazie agli organizzatori e buona festa. Ecco che Floriano, che è il coordinatore per il Pagliarini assieme a Romano, con le torte in mano, e i ragazzi, soprattutto quelli del 20 indietro, che hanno costruito letteralmente tutto quanto il Pagliarini. Ecco che si avvicinano al Pagliarini e pronti per bruciare, per dare le fiamme. Ecco che cominciano e quindi fuoco e fiamme. Dopo vedremo se il vento è propizio, ma c'è l'assenza di vento stasera e quindi non possiamo neanche fare le previsioni, perché la tradizione popolare dice che le famiglie dovrebbero andare da una parte in un'altra, e perciò dovremo fare gli auspici per questo Pagliarini. Si dice Pagliarini a Pisa sotto il camino, fa ide a ponente, fa noce niente, fa ide a levante, fa noce tante. Sarebbe Panevino a Pisa sotto il camino, fa ville a ponente, fa nocche niente, fa ville a levante, fa nocche tante. Quindi troverò che va tutto in alto. Fa ide verso sera, punta a piena carriera, fa ide verso mattina, punta a molisina, fa ide a mezzodì, punta tre volte a fine. Fumo a bassa, punta fino a cassa. Faville verso ovest, calderone pieno di polenta. Faville verso est, polenta molticcia. Faville verso sud, polenta tre volte al giorno. Fumo verso sud, cassa piena di polenta. Quindi adesso il fumo sta andando in alto, ma sta andando anche verso sud, mi sembra. Quindi dice fumo verso sud, cassa piena di polenta. Speriamo che sia un anno molto ma molto favorevole per tutti. Speriamo di aver tanta polenta. Guarda che bello. Polenta è... Mentre sta andando alle fiamme tutto il Pagliarini, ringraziamo i ragazzi del Rugby Club, che sono venuti dal Pinto Mario Moradoro, che si sono prodigati per costruire il Pagliarini. I signori Floriano Cappiotto e Romano Lucchetta, coordinatori del Pagliarini ormai da moltissimi anni. Il signor Carlo Teso, che da moltissimi anni anche lui realizza la festa della Befana, posta in cima al Pagliarini, e alla sua costante presenza con i costumi e i travestimenti durante le feste del Carnevale, del Natale e del Pagliarini. Guarda che fiamme! Vengono la fuoco in palle. Thank you.
pure Romano Lucenta, la Chiesa Orchestra, la Zoncania, Gerti, Paolino Franco, la Contabile 2000, Rosin Fabio Coloni, Presa Edile Caramini e la Lina Grindola Formati, il Corso. Infine, un particolare ringraziamento a tutti coloro che sono prodigati per queste feste natalizie, dalla Polizia Municipale. Grazie.